Buonasera a tutti, ben ritrovati a Grilli per la testa da Marco Grilli. Martedì 16 ottobre 2018, sono le 18:10, siamo su Radio Saiuz alla regia Rosario Moreno. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Buona trasmissione, ragazzi. Grazie, Grazie grazie. Rosario. Ecco, come al solito, al mio fianco sinistro, che non si dica che questo sul mio braccio destro, al piano API. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, eravamo in fuori onda prima, stavamo Sì. discutendo amabilmente di manovre contro manovre, manovrine, paci fiscali, Sì. quota 100, quota 41, fuori quota, aliquote, eccetera, eccetera. E qualcuno che è andato in pensione di recente ha detto che non vorrebbe intervenire sull'argomento. Ma non si sa chi sia, vero Rosario? Non si sa chi sia. Ma sai, se sono i soliti innominati, solite insomma voci di corridoio, eccetera. Sai che cos'è? Che sono un po' incacchiato perché io ho dovuto aspettare 43 anni, allora forse sono invidioso, insomma, per quota 100. A scherzo a E parte, insomma, per due sulla anni quota se passa quota, 100. No, e sulla. se passa quota 41, sai che. Ecco il bello della diretta. Oh. Sì. Allora, cosa stavamo dicendo? La pensione è la cosa più bella che ci sia, solo che, vedi, ci sono delle cose che non mi stanno bene, quella che si dice in giro, che dice, vabbè, la tua pensione la paga tuo figlio, la pagano i giovani. Allora, è vero, perché io per 43 anni ho versato i contributi, perché la pagano i giovani, me la pagano gli altri, me la sono pagata io. A quanto pare, nel caso dei pensionati non di lusso, ovviamente, Ovviamente, miseri pare come che. me. Prego, miseri, vabbè, dai, tu sei un ex postale, un ex Quindi postale, però telematico, bisogna fare una piccola distinzione. Tu sei veramente la parte telecomunicazione di Poste. giustamente. Una volta c'era questo bellissimo, ricordi anche tu quando hai cominciato a lavorare in Poste Italiane. Non Sì. era ancora Poste Italiane Ah, SPA, era certo. Poste Italiane, Poste ma non era italiana. SPA. E c'era questo bellissimo, come chiamarlo, cartello non in basso rilievo, in escrescenza praticamente, che diceva PT, Poste Poste e e Telegrafi, che poi è diventato per Telegrafi. estensione Poste Telecomunicazioni, adesso è Poste Italiane SPA. Poi adesso se ne sono inventata un'altra che c'è PostePay SPA, per cui c'è lo spin-off, come si suol dire adesso, c'è la società, no? Tu l'hai vista nascere perché era nelle ultime battute prima che andassi in pensione, Sì, o no, mi è sbaglio? arrivata anche l'email che date che è un C'erano Poste creato Pay. anche l'IBAN delle PostePay, Quindi. vedo tutti l'IBAN, Sì. cioè, nelle PostePay Evolution hanno cambiato l'IBAN. E quindi siamo passati da Poste Italiane come servizio di recapito della corrispondenza, che sia intesa come lettere, Certo. commissive in generale, pacchi, eccetera, a Poste Telecomunicazioni, Poste Italiane SPA e a Poste praticamente banca, perché adesso vendono titoli, Assicurazioni. assicurazioni, di tutto. Dico, aspetta, perché poi nei negozi postali, nei negozi o negli shops, com'è che li chiamano? Sì, Vabbè. shop. Nei negozi postali si trova di tutto, cartolibreria, libri proprio, di tutto di più. Per cui uno dice, ma. Ma sai che cos'è, Marco? Il Dimmi. discorso, io Poste Italiane l'ho vista crescere da che era uno statale, cioè da quando era Poste PT proprio, e ho fatto tutti i passaggi, no, nell'azienda. Quindi è un'azienda che era un'azienda molto forte, perché poi in effetti c'erano una marea di dipendenti. Oltre, si facevano dei servizi e si raggiungevano punti che nessuno raggiungeva. Cioè, tu trovavi l'ufficetto postale nel singolo paesino sperduto in una montagna, in una località lontanissima, ma trovavi l'impiegato postale, il postino, insomma, nella zona. Eh sì, era in più di 230.000, Quindi, però io l'ho passato a tutti, hanno voluto fortemente una cosa che io sono contrario, perché per me tutti i servizi di una nazione non possono essere privatizzati. Tutti i servizi di una nazione devono essere statali, devono essere in mano allo Stato.
Poste, i trasporti, la scuola, eccetera. Beh, poi è venuta sta mania di privatizzare tutto, perché il privato è bello, non è vero? Perché la maggior parte del privato in Italia, le grandi aziende, hanno avuto soldi dallo Stato, quindi insomma, non ci dimentichiamo, insomma, sovvenzionate. Adesso abbiamo sovvenzionato anche le banche, no? I fallimenti delle banche, eccetera. Ma fra poco cacceremo anche i miliardi per rimborsare quelli che hanno investito nelle banche, o mi sbaglio? Quindi il privato in Italia non è che è tanto bello, insomma, a fin fine. Però mi sono fatto tutti i passaggi. Non necessariamente, ma soprattutto quando parliamo di servizio pubblico, perché si sa benissimo che chi poi prende in mano il servizio pubblico e lo trasforma in privato, che il ministero competente possa essere l'azionista di maggioranza, comunque di fatto lo mette in mano a qualcuno che ci vuole speculare, non semplicemente. Ma è normale, Marco, è normale, okay. Perché un privato deve guadagnarci. ai vertici delle aziende parastatali, potremmo definirle così, troviamo i soliti, c'è un termine gergale che si attaglia molto bene alla cosa, paraculi. Ma si può dire paraculi in radio? Ma insomma, no, va bene, vabbè, passiamo. No, no, dico passiamo il francesismo, insomma. Passatemi il francesismo. E poi non ho capito perché si debba dire passatemi il francesismo. Non lo so. Forse perché ci hanno invasi. Ci hanno invaso i francesi, hai capito per questo? È vero, e questo è un altro argomento del giorno, perché il nostro amico Manu, signor presidente Emmanuel Macron, ok? Pare che abbia tranquillamente glissato, qua sto usando veramente un francesismo, perché viene da glisser, cioè da scivolare in francese, ha glissato su questo piccolo particolare dei gendarmi francesi che hanno ricevuto l'ordine di scortare i migranti nei boschi italiani al confine. Cosa che alla nostra Digos non è sfuggita, e ovviamente ha avvertito prima il Viminale e di conseguenza anche la Farnesina, e il nostro ministro Moavero ha alzato il telefono e ha detto: ascolta Manu, fammi capire, che non ti chiamo signor Presidente, ascoltami Manu, fammi capire sta cosa, com'è che voi chiudete tutte le frontiere, noi dobbiamo beccarci il mondo, noi siamo i razzisti, noi siamo quelli che rifiutano la gente, noi siamo i ghettizzatori, eccetera, eccetera, e tu per ben due volte, perché questa è la seconda volta e questa volta non se ne è accorto nessuno, accidenti, i migranti sono finiti in territorio italiano. Castrano. Che dovrebbe esserci un errore. Dovrebbe esserci un errore. Cioè, tu stai commettendo una violazione del diritto internazionale, oltre che degli accordi, tra le altre cose, sulla migrazione, ed è un errore. Allora l'Italia non può sbagliare, l'Italia non deve mai errare, anzi l'Italia erra per definizione, la Francia non sbaglia. E torniamo alla puntata della settimana scorsa, quando abbiamo detto che secondo me qualcuno in Europa non ha ancora capito che non ci deve provocare, perché non è bene, non bisogna provocare l'Italia, e men che meno gli italiani, perché sono un popolo amabile, però che ha dei bruttissimi difetti. Quando li prendi dal punto di vista sbagliato, siccome l'italiano è quello che ha la fama del fatta la legge trovato l'inganno, o se preferite del trovo sempre una soluzione a qualsiasi problema e sono il più furbo di tutti, come nelle barzellette, ma c'è un fondo di verità, perché siamo i più elastici fondamentalmente, nel bene e altrettanto anche nel male. E quindi sostanzialmente troveremo una soluzione per far capire ai francesi e al resto dell'Europa che non ci deve, come dire, qua userai un altro francesismo, ma eviterò questa volta, mettere i bastoni tra le ruote. L'espressione sarebbe stata più colorita e decisamente più calzante, però diciamo metterci i bastoni tra le ruote, ma credo sia passato il concetto, o no? Aiutatemi. No, ma non è la questione di passare il concetto, cioè lì è proprio lampante la questione. Questi sono arrivati col furgone della polizia francese, se è quello che ho capito io. Hanno depositato si due. Sì, hanno depositato questi due extracomunitari, ce l'hanno lasciati là e va. Cioè, non ho capito. Se vuoi mandarci due persone correttamente, dici contatti la nostra Farnesina tramite le ambasciate, tramite quello che vuoi, che poi non c'è neanche bisogno di tutta questa ambasciata, eccetera, siamo in Europa, cioè non è quello il discorso. Contatti il nostro Ministero degli Interni e dici: ragazzi, io ho due persone da darvi, le volete, vi fate un piacere, non ci fate un piacere, cosa del genere. Tu ci lasci due persone.
qui significa essere disumani, perché mi lasci due persone in un bosco, se a queste persone gli succede qualcosa muoiono, vengono uccisi, sparati, c'è tutto quello che vuoi, che sta succedendo oggi è colpa d'Italia, no? Capito? Alla fine ma la questione è che hanno una colpa morale che è molto più pesante, loro lasciando questi due migranti sul suolo italiano. È una colpa morale, secondo me, maggiormente, oltre che poi ci sarà tutto l'aspetto giuridico, c'è tutto quello che vogliamo, ma lasciare due persone, abbandonarle, perché le abbandonare? Significa abbandonare una persona, non è umano. Ma vedi, scusa, ma io ho trovato ridicola la parola errore. Per errore è successo un errore. Ma quando dei gendarmi portare persone in un bosco, farle, dove i guardi dell'Italia li dovevano far scendere in un altro modo, nella Savoia francese? Non lo so, non capisco questo termine. È proprio non lo so, non si può dire franco, è una cosa. Non so, è veramente trovata un errore. Come faccio? Come si può che sia un errore? Una cosa determinata, voluta, pensata, è logico? Okay. Allora c'è qualche cosa di assolutamente. Il fatto che questi rischi, intanto soprattutto morali, come dici, assolutamente. E dopo ci sono quelli legali, quelli del. Anche in Europa ci sono delle legioni di confine che in qualche modo possono essere. È chiaro che ormai in Europa si sta utilizzando quello che potrei finalmente definire un neologismo, che questo un pesismo, cioè ciò che fa l'Italia ha un peso, ciò che fanno gli altri paesi, diciamo, forti dell'Unione Europea ha un altro, aggiungo tra parentesi, superiore. Per anche meno forti qualche volta. La Spagna, io vedo forti, andata fuori alcuni metri tranquillamente. Certo, però il governo, a parte che era poi in quel momento al governo, il caro Mariano era chiaramente praticamente equivalente dei nostri anni fondamentalmente, andava molto bene. Come collocazione politica ai vertici europei. Ricordiamolo che Juncker è di un paesino piccolo dell'Unione Europea, uno di quelli che dal punto di vista rappresentanza conta meno di tutti. Sì, certo. Però è come tutti gli altri un peso politico, perché è il presidente fondamentalmente. Okay. Sì. Del Lussemburgo poi a suo tempo ha sforato moltissime delle leggi europee tranquillamente, per il fatto che per definizione è in realtà di pari passo con Liechtenstein a livello europeo, perché è ancora la Svizzera in questo senso. Lussemburgo è il paradiso europeo fondamentalmente, tant'è che molte mie, anche tedesche di origine, hanno la sede in Lussemburgo perché per motivi fiscali sono qualcosa di top. Sicuramente che hanno comunque al dentellato per tutto, sì, e di conseguenza sì, non devi trovarli anche tanto a farsi un giretto alle Cayman e via discorrendo. Per non parlare del fatto che potrebbero avere qualche sede anche in Delaware negli Stati Uniti, certo. Visto che il Delaware è lo stato ufficiale. Dal punto di vista, diciamo, di un benessere migliore che si possa avere dall'altra parte dell'oceano, proprio di territorio continentale, strettamente inteso. Detto questo, appunto, le leggi a quanto pare vengono un po' tutte interpretate a seconda di chi si vuole colpire, perché questo è il dato di fatto che sta emergendo, purtroppo. E siccome pensiamo alla nostra Costituzione, che poi nella settimana scorsa è saltato, fatalità. Siamo proprio a livello dell'articolo 71. Ricordiamolo, stiamo parlando di sezione seconda, la formazione delle leggi. Stiamo parlando del Parlamento.
L'articolo 71, cito questo, poi possiamo proseguire la discussione, dice: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali si è conferita dal costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. C'è anche il movimento 5 Stelle, tra le altre cose, nel suo sistema, chiamiamolo così, operativo, che è Rousseau, c'è. Ha una sezione che è dedicata per l'appunto agli iscritti al movimento, quantomeno al canale, chiamiamolo così, Rousseau, nel quale si possono lanciare proposte di legge, tanto a livello locale, quanto a livello di enti regionali, quanto a livello nazionale. E questa è già un'iniziativa abbastanza nuova per, diciamo, che è un movimento o nella globalità della panoramica parlamentare italiana o italiana, di un partito politico. Quale movimento si rifiuta di essere? Potremmo andare a discutere perché ognuno ha la propria opinione. Beh, va bene, ma insomma non è... Però questa è un'iniziativa, per esempio. Passiamo all'articolo 72, che definisce un attimino più in dettaglio alcune cose. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che la approva articolo per articolo con votazione finale. Le commissioni sono normalmente divise per ambiti, se non per materie. Poi ce n'è uno in particolare, che è la cosiddetta bicamerale antimafia, che ha un nome decisamente più pomposo e più lungo, ma sostanzialmente succa è questo, che ha un'unica materia della, tecnicamente, della lotta alla mafia. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Certo. Significa che queste commissioni sono composte da un numero di parlamentari chiaramente proporzionale a quello che è stato il successo elettorale dei vari gruppi elettorali. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera. Se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiesto e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Infatti vediamo anche sul canale del Parlamento spesso delle due Camere separate le dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, quindi ogni Camera nella sua indipendenza, pur nella sua, scusate il bisticcio anche concettuale, interdipendenza, interconnessione, ha libertà di manovra, perché ogni Camera ha un proprio regolamento, così come anche il governo, meglio il Consiglio dei Ministri, con la Presidenza e tutti gli uffici, hanno dei propri regolamenti e, tra le altre cose, sia le Camere che il Governo hanno autonomia di bilancio. Cioè, quindi possono stabilire per se stesse cosa fare, salvo in qualche caso poi rispondere alla Corte dei Conti, che è il supremo organo di magistratura contabile a livello statuale e statale, ok? Nel nostro caso. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Poi torneremo sul discorso della delegazione legislativa, perché dovremmo esaminare la differenza tra quelli che sono i decreti legge, cioè la mera decretazione d'urgenza affidata al governo, e la legislazione, cioè un atto avente forza di legge parificato per i suoi effetti alla legge ordinaria del Parlamento, che è il decreto legislativo. Certo. Poi ci torneremo sopra.
Articolo 73. Nel frattempo ricordiamo, sono le 18.30 di martedì 16 ottobre 2018, siamo su Radio Saius con Adriano Appi e Marco Grilli, a Grilli per la testa, in regia Rosario Moreno. 73, dicevamo, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Qua parliamo di promulgazione, non di emanazione. Sono due cose. Se le Camere, ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Quindi la lettera o il testo della norma, se preferiamo il testo della legge o dell'atto avente forza di legge, può contenere indicazioni di entrata in vigore o di promulgazione. Okay? Per esempio, facciamo un esempio, nella Costituzione Repubblicana era espressamente previsto che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, quindi era già previsto dal testo stesso della legge carta fondamentale, in questo caso, quando sarebbe entrata in vigore. In vigore. Allora, le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. E torniamo al discorso di prima. Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, cioè rinvia la legge. Se c'è qualcosa che non gli alle piace. Camere, sì, esattamente. Poi lui lo fa, ma di fatto non è l'unico a metterci il naso, perché c'è tutto il suo consiglio, sostanzialmente, nell'ufficio di Presidenza della Repubblica, che controlla determinate cose, anche se in realtà la sua Presidente della Repubblica è un ex giudice costituzionale, quindi è qualcuno che tecnicamente di legge ne capisce qualcosa. Se le Camere hanno nuovamente la legge, questa deve essere promulgata, per cui non lo può fare più di sei. Una volta che lui le può rimandare, ma le Camere possono forzare la legge e nel secondo caso lui è costretto a... Loro le Camere la possono riapprovare. Anche così come sta. Esattamente come era prima, lui comunque è costretto a promulgarla. Articolo 75, e questo è fondamentale perché fa il paio con l'iniziativa legislativa da parte della popolazione, anche se in realtà questo referendum è l'abrogativo, referendum abrogativo invece che il propositivo. Esattamente. Allora, e articolo 75, ricordiamolo bene, è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Rivediamo le cifre: 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati, quindi 18 anni di età per l'elettorato attivo. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum, quindi la previsione dell'articolo 75 della Costituzione, l'esecuzione affidata alla legge ordinaria del Parlamento. Questo è il suo messaggio. Articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo, e torniamo al discorso dei decreti delegati, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Quindi è una sorta di decretazione d'urgenza in capo al governo a livello di facoltà, purché ratificata dal Parlamento, cioè significa in pratica l'Parlamento emana una legge
che tenta il governo di legiferare espressamente su quel punto o quei punti, quindi su argomenti specifici, entro un determinato limite di tempo. E qui si aprirebbero, perché la dottrina che io ho studiato quando studiavo diritto, istituzioni di diritto pubblico e poi anche il diritto costituzionale italiano e comparato, dibatte continuamente. Quindi la letteratura scientifica, in questo caso di diritto, quindi la letteratura giuridica, espone quelle che sono le teorie, cioè si parte dal punto fermo che è questo, per ragionare sulle sfumature, in poche parole. Per cui c'erano almeno due correnti di pensiero, che diceva: una ragionava di un'istantaneità dei decreti legislativi, per cui fatta la legge è trovato il famoso inganno. Un'altra invece che fin tanto che la legge non avesse ottenuto il risultato prefisso, la delega al governo sarebbe rimasta in piedi. Entrambe erano sostenute da elementi piuttosto validi. Certo. Non si sa bene. Bisogna provare, come tante cose nella vita. Esattamente, bisogna provare. Ma qui si tratta sempre di interpretazione estensiva o elastica e di interpretazione restrittiva o alla lettera della norma. Posso porre un quesito proprio su questo argomento? Avanti, avanti regia, come nel CB, avanti regia. Sì, no, volevo dire, e allora come mai... quando c'è stato il referendum per l'acqua pubblica, di pubblica non è diventato quasi nulla. Era una legge, cioè è un referendum abrogativo quello, no? O mi sbaglio? Allora, della serie, volete o non volete voi che la gestione dell'acqua pubblica passi in atti? Qui però, qui bisognerebbe ragionare ad un altro livello, che è un pochettino più basso, che non è quello costituzionale, ma è quello degli enti locali. O di quegli organismi potrebbero definire pararegionali, paracomunali, parauti ormai, per le province tecnicamente non esistono più, salvo qualcuna, dove esistono dei consorzi bonifiche, così chiamati, che sovrintendono al servizio di ispezione e vigilanza e, come dire, in posizione da un certo punto di vista, quindi sostanzialmente mettono fattura agli utenti per i servizi di mantenimento dell'equilibrio idrico dei fiumi, dei laghi, comunque delle sorgenti acquifere. E quindi qui il discorso si fa un pochettino più complicato, perché entriamo nell'alveo proprio degli appalti, ma Marco, guarda, quello che è una bella provocazione comunque. Mi è da dire, Rosario, è che una legge e sarebbe più giusto dire uno Stato, per essere veramente tale, dovrebbe avere anche la forza di far valere le proprie leggi. E quando invece all'interno dello Stato ci sono altre forze che lavorano contro, sì, potremmo usare tranquillamente questo termine, che sabotano in qualche modo la legge, e questo è il caso dello Stato italiano, in cui in realtà certe leggi sono scomode. L'acqua evidentemente è uno di intanto è un l'acqua è un pozzo d'oro, nel senso che è un qualche cosa di cui è l'oro blu, nel senso che è qualche cosa che non ha bisogno di pubblicità per essere sponsorizzato, perché qualcuno lo prenda, l'acquisti, ne faccia uso, e in più nella scarsità il bisogno che i poteri forti abbiano la loro capacità di disporre di quello che ritengono necessario. E condivido una cosa con chi ci ascolta, che in Paraguay
Ci sono militari americani, sebbene il Paraguay non sia in guerra con nessuno Stato in questo momento e non abbia richiesto la presenza di militari americani, non sappiamo quali sono gli accordi interni, Marines, che diciamo, protegge, presenzia, tutela il bacino acquifero più grande al mondo, quello del rio Paranà, un bacino acquifero di acqua dolce, che è grande circa 2 volte la Francia, quindi qualcosa poco più di 1 milione di chilometri quadrati, abbastanza facilmente raggiungibile, ed è la riserva di acqua dolce più grande al mondo. Bene, in Paraguay, e ci sono i paraguayani per quello che mi risulta, però ci sono anche i Marines americani che in qualche modo controllano, diciamo, questo bacino. Allora, per dire che l'acqua è un tema estremamente delicato, un bene molto prezioso, che evidentemente dei poteri forti hanno impedito che lo Stato, che la legislazione avesse il suo corso normale. Questa è una piccola dimostrazione in cui lo Stato, cioè il cittadino, non è veramente sovrano. Ecco, è per questo, perché se vi ricordate superò, mi sembra, il 90% del quorum, Sì, quel assolutamente, è referendum. stata una grandissima Vi vittoria. ricordate, perché fu praticamente quella che Quindi, ecco, Berlusconi, se non male, definì un referendum su di lui, sostanzialmente, perché lo ma non era chiamò. su lui, era sull'acqua. Era sull'acqua. Era sull'acqua, è stato superato il quorum, che era importantissimo, e in secondo luogo quelli che sono andati a votare hanno proprio votato contro, più del Ma 90% questo della. mi, la mia domanda era provocatoria, anche perché volevo far capire che, bene o male, che abbiamo una Costituzione che è così bella, che è un qualcosa di molto, cioè che veramente ci invidiano al mondo, e che noi la distruggiamo costantemente. Io mi avete sentito dire più volte nel corso delle ultime trasmissioni quanto, e fortunatamente siamo riusciti a evitare lo scempio definitivo della Costituzione, almeno per il momento, speriamo che non riescano a tornare all'attacco, o che l'attuale diciamo, fazione, pardon, l'attuale formazione governativa non preda alle allucinazioni o a qualsiasi altra influenza negativa esterna, non decida di metterci mano in modo così radicale come già ha provato a fare qualcun altro precedentemente, perché secondo me la Costituzione viene continuamente abiurata, abusata, e fortunatamente, torno a ripetere, abbiamo evitato il tentativo di stupro. Questo è quanto. Detto ciò, andrei avanti, se siete d'accordo, con almeno un altro articolo, dopodiché gli ultimi diciamo, di questa sezione li dovremo vedere necessariamente la volta prossima, ma costituiscono una necessaria premessa per la verità. Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Infatti ho detto leggi, atti aventi forza di legge. Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, i cosiddetti decreti legge, dei quali Scusa, soprattutto il governo Renzi ha fatto ampio utilizzo. ecco, questo ti volevo dire. Già qui in qualche modo noi andiamo ad evadere, andiamo oltre allo spirito della Costituzione. Ci sono ci sono state delle legislature che avevano tranquillamente i numeri
legiferare in modo normale e invece si è andata avanti legiferando con decreti legge. Perché qua non ho bisogno delle provocazioni di Rosario, perché nei decreti legge spesso erano contenute postille, chiamiamole così, o comunque sub degli articoli, commi degli articoli, eccetera, dedicati ad altre argomentazioni che non erano chiaramente che estranee a quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto del dispositivo realizzato tramite decreto legge. Okay? Quindi questo era il trucco, piccare dentro letteralmente, esatto, questo va detto. Esatto, ma questo è un modo per evadere lo spirito della Costituzione. Torniamo sempre a Canossa. Quindi 60 giorni perché non perdono efficacia, chiaramente previa conversione in legge ordinaria da parte del Parlamento. Allora, il decreto legge mi sta bene, per esempio, per Genova, il crollo del ponte. Ma certo, c'è una cosa. Il decreto legge mi sta bene per il terremoto dell'Abruzzo, per il terremoto del Friuli, per il terremoto di chi che sia, okay? Per casi di emergenza assoluta. Non mi sta bene, per esempio, né un decreto legge, né un decreto legislativo, né un comma di una legge che faccia passare tecnicamente 30 milioni di euro per la Croce Rossa italiana. È una cosa inammissibile, soprattutto perché, se non fosse perché il Presidente del Consiglio dei Ministri è tra le altre cose un eminente giurista, quando si è trovato davanti il testo all'articolo 23 ha detto: scusatemi un attimo, fatemi capire, ma questo che roba è? Da dove viene fuori? Di chi è il parto sta roba qui? Punto di domanda. E apparentemente la parte politica non ne sapeva nulla. Tecnicismi? Chi è che mette le mani a un testo di legge? Punto di domanda. Se sono le commissioni o la Camera, quindi i singoli parlamentari, i gruppi parlamentari, eccetera, eccetera, eccetera. Punto di domanda. Chi è che si è permesso di fare una cosa del genere? Tante cose, la CRI, la Croce Rossa Italiana, è stata estrapolata dal Ministero della Difesa, perché la Croce Rossa Italiana era un corpo militare, tra parentesi. Tant'è che le Croce Rossine avevano i gradi come i militari. Leggi Maria Pia Fanfani, che era super generale. E se non sbaglio anche... anche la Chiesa aveva i suoi rappresentanti. Si chiama ordinariato militare, sono tutti ufficiali per definizione, perché partono comunque dal grado di sottotenente. In realtà poi sono i cappellani militari. Esattamente. Sì. Poi hanno la loro denominazione a livello di, diciamo, di vescovado militare, perché l'ordinario militare è come dire il generale della brigata dei preti militari. Gesù sentire questi discorsi. Qua siamo ai limiti dei cavalieri templari, però tecnicamente non usano le armi. Io avevo, quando ho fatto l'alpino, però benedicono il militare che va a uccidere il nemico. Sì, questa è la cosa, cioè, strana. In termini cristiani, suo fratello. Sì, per non parlare del fatto che noi, io ho fatto il militare nella Iulia, noi avevamo un pretenomista, tra parentesi, che ancora parlava del battesimo in camerata con la buccia della patata intinta nel piscio del mulo, eccetera, eccetera. Questo era un ordine, attenzione, era un tenente, era leggendolo, del quale non farò il nome, era anche simpatico, tra parentesi. Fortunatamente il nonnismo si è chiuso, o quantomeno la parte peggiore del nonnismo. In realtà un po' di nonnismo, posso garantire, fa bene per insegnare l'umiltà a determinate persone. Perché è una ruota che gira, Ma l'importante è assolutamente la misura e intervenire se è il caso, perché non devo dare lezioni di umiltà a nessuno se non so se quello non dà dimostrazioni di non averne, insomma.
Bene, tante siamo... volte a prescindere il nonismo. Ah, sì, quello sì, ma perché c'è sempre qualche frustrato che deve sfogarsi sui malcapitati. Quando io sono stato incorporato, dopo chiudiamo che sono ormai le 18:49, sempre su Radio Science, sempre su Grilli per la testa con Elvia Napi, Marco Grilli e Rosario Moreno in regia. Io sono stato incorporato a Belluno, che era prima la sede del 16° Reggimento Alpini, alla caserma Salsa, famosissima, veniva definita l'Hotel Salsa. Perché mediamente in cucina c'era gente abbastanza valida e quindi si mangiava benino e soprattutto era un ambiente tutto sommato abbastanza tranquillo. Ed era sotto l'egida della Iulia una volta. Poi quando sono arrivato io era già diventato un reggimento logistico, cioè di incorporazione. In quel caso lì dopo poi veniva la smista delle reclute. Quindi facevano la vestizione e poi ti mandavano al corpo come effettivo. Io sono stato poi assegnato all'ottavo reggimento alpini, al battaglione alpini Gemona, per essere precisi. All'epoca quindi c'era questo benedetto reggimento, eravamo 1500 reclute. Io tra le altre cose facevo parte dell'aliquota extra, cioè quelli che erano stati fatti partire militare ma non avevano ancora una destinazione. Quindi io ho scoperto la mia destinazione praticamente all'ottavo giorno di giacenza all'interno della caserma. Di giacenza, sì, no, dove ho fatto tutte le altre cosucce. E quindi, ma sono cose che io ricordo con sorriso perché, beh, certo. E lì il nonnismo praticamente non c'era. Quando sono arrivato al corpo era già un po' diversa la cosa, perché mi ricordo che abbiamo fatto, noi reclute, facevamo le docce nel locale docce, non in camerata, perché noi eravamo le reclute e i caporali facevano le docce invece in camerata, tanto per dirne una. E noi per un mese circa abbiamo fatto la doccia gelata, posso garantire era gelata in pieno agosto. Quindi, c'è sempre... però... Ne siamo usciti tutti sani, nessuno particolarmente vessato né abbruttito, per cui alla fin fine sono cose che lasciano il tempo che trovano. Detto questo, riprenderemo la settimana prossima con l'articolo 78 che parla della deliberazione dello stato di guerra. Vi saluto calorosamente, sperando che non dobbiamo mai sentire questa cosa, anche se in realtà una guerra silenziosa è già in corso. E qua dovremmo riprendere le tematiche internazionali, mi è tanto care, soprattutto quando ero l'ospite praticamente fisso nella trasmissione che adesso conduci tu, tra parentesi. Quindi un abbraccio a tutti quanti, un ringraziamento per averci seguiti fin qui, ci sentiamo la settimana prossima o anche ci vedremo, non lo so, vedremo. Un saluto e un grazie ad Alviano per essere stato qui con me. Grazie a te dell'invito e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ciao! Ciao!